Questa è la zona di Chico, qui siamo alle Viote e dietro abbiamo la montagna di Chico che è il Palom. Oggi siamo qua perché con l'occasione che arriva il Giro d'Italia e con l'occasione che abbiamo modo di dare ancora un po' di visibilità alla sua causa, ecco, ci siamo messi qui perché credo che la montagna di Chico, il Monte Bondone, sia l'occasione migliore per ricordare che noi l'aspettiamo tutti che ritorni ancora qui sulle sue montagne, sulle sue piste, a rivivere la vita che purtroppo è bloccata da ormai 21 anni. Beh, noi abbiamo tentato l'impossibile per cercare di rivedere il processo di Chico Forte, ma tutte le strade ci sono state sbarrate ogni volta che abbiamo fatto un tentativo. Adesso l'unica alternativa che abbiamo è di riportarlo in Italia e quindi qui poi credo che anche da detenuto la sua pena potrebbe esaurirsi quasi immediatamente e quindi che potesse rivedere finalmente la libertà e rivivere ormai quello che gli resta da persona libera, vicino ai suoi amici, alla sua famiglia, alle sue montagne, e quindi questa è la nostra speranza, che questo avvenga presto. Adesso il governo si è finalmente espresso in una maniera positiva e ha espresso ufficialmente i suoi interessi per riportare in Italia Chico, e quindi noi confidiamo che questa volta, anche perché sia il ministro degli esteri sia il sottosegretario alla presidenza hanno espresso e ci hanno messo la faccia per garantirci che Chico Forte a breve rientrerà tra di noi.